Nella chiacchierata precedente ho accennato a un grande italiano che ovviamente ti immagini non se lo filava nessuno all'epoca. No, ricordo però che il Presidente della Repubblica... Io ho letto un libro di Prezzolini, adesso mi ricordo, parlava di un ragazzo... No, non è Prezzolini. Era Prezzolini. No, Prezzolini non ha scritto mai questi romanzi. Di un ragazzo che era ambientato a Firenze. No, no, sì. Era Vasco Pratolini. Era Vasco Pratolini, non era Prezzolini. Ah, Vasco Pratolini, scusa. È vero, Prezzolini era Vasco Pratolini. Ha fatto solo libri di critica letteraria, eccetera, eccetera. Era un Vasco Pratolini, ambientato a Firenze, sì. E parlava di un ragazzo. Sì, adesso... sì. E di Vasco Pratolini, e anche quello è sempre edito da Vallecchi. Un ragazzo adolescente, 18 sì, sì. anni, 17. Sì, sì. Non mi viene in mente più neanche il titolo, vabbè. Quindi... ti do un altro titolo. L'opera più interessante di Vasco Pratolini è stato Le ragazze di San Frediano. Sì, come no, me lo ricordo. Le ragazze di San Frediano. No, ma questo era, parlava di un ragazzo invece. Sì, vabbè, comunque sono tutti racconti così che hanno molto del popolaresco. Sì, sì. Perché Vasco Pratolini è sempre stato... Tra l'altro, delle ragazze di San Frediano ci hanno fatto anche un film. Sì, sì. Non credo di grande successo, perché il successo di questi libri è nella scrittura dell'autore. Allora, abbiamo parlato di Prezzolini, facciamo vedere se è riuscito chi è. Eccolo qui. Questa è una serie di lettere di Prezzolini, voglio far vedere alcune fotografie, se si riescono a vedere. Prezzolini già ha una certa età, eccolo qua. Ecco. La voce, catalogo 1920. Prezzolini, ancora molto giovane, col primo figlio, che voi potete vedere, avrà al massimo 2 anni. Vi ho fatto vedere questo perché è interessante, uno dice ma chi è questo qua, vuole vedere la faccia, questo è Prezzolini militare. E adesso leggiamo il giudizio che Prezzolini ha dato degli italiani dopo 4 anni di guerra seguita al fronte, perché all'epoca poiché c'era il fronte, gli inviati speciali dei giornali non potevano che stare al fronte o nelle immediate retrovie, perché non c'era altro, non è come inviato speciale della seconda guerra mondiale che l'inviato speciale poteva andare dove voleva, e tanto il fronte era talmente vasto ed era talmente anche in lunghezza. E perché suona la campana? E perché suona la campana è un romanzo di Ernest Hemingway dedicato alla guerra civile spagnola. E invece per quella italiana? Non c'è niente, c'è sulla guerra civile italiana. No, guerra civile, la guerra 15-18 in Italia, quando lui era inviato appunto. Allora, quello lì... Quando fu ferito... Esattamente. Il libro che lui ha scritto è intitolato Addio alle armi. Bravo. Ci hanno fatto anche un bellissimo film con Rock Hudson. Beh, sì, e lui faceva appunto povero Hemingway. Personava Hemingway. Esattamente. Quando era ferito, esattamente. L'amore con la aveva un rapporto con una donna e poi anche con l'infermiera. Era Virna Lisi la donna. Nel film era Virna Lisi, sì, probabile. E la fatto che poverino l'hanno ferito in una parte che è molto delicata. Molto delicata, che poveraccio ha passato poi la vita senza poter esplicare quel suo intimo ma molto intenso desiderio, perché era un vero macio e si sfogava bevendo ovviamente e scrivendo. Allora, questa è un'opera scritta da uno scrittore e giornalista che è molto noto in certi ambienti, più che altro perché è, diciamo che è un saggista, eccetera. Si chiama Stenio Solinas. Il libro è Prezzolini, un testimone scomodo. Allora, tenete conto che quello che vado a leggere è in parte quello che scrive Stenio Solinas relativamente a Prezzolini e in parte quello che ha scritto obiettivamente Prezzolini.
vi invito a stare molto attenti. Nel novembre dello stesso anno la voce chiude, si parla del 1914, e non ne resteranno che due tronconi. Prezzolini diviene corrispondente romano del Popolo d'Italia, fondato proprio allora da Benito Mussolini. Con l'entrata in guerra dell'Italia, volontario è inviato, dopo un breve periodo di addestramento, al fronte. In grigio-verde passerà 4 anni, quindi lui è stato al fronte e ha visto quello che poi ha descritto. E qui è la descrizione, vorrei che mi seguissi anche tu. Ti ascolto. La guerra rappresentò per Prezzolini un grosso trauma. Lo mise a contatto con uomini e cose che mai avrebbe potuto altrimenti conoscere. Quando c'è la guerra, viene fuori la verità e ciascuno è se stesso. Comunque. Fa proprio una. La guerra è una forma. Non c'è retorica che tiene. È una forma di purificazione. Esattamente. Tanto lo diceva. Chi lo diceva? Lo diceva l'inventore del futurismo, Marinetti. La somma purificazione e soprattutto igiene della guerra. Igiene sociale. Si scontrò con il servilismo, la vigliaccheria, l'ignoranza, il pressapochismo, le camorre, sperimentò sulla propria pelle l'infingardaggine, la falsità, il venir meno alla parola data, la debolezza di carattere, eccetera. Gli italiani, di qualsiasi classi fossero, l'esame in cui aveva tanto sperato e creduto si concluse con una bocciatura. E quanto al popolo, da lui prima della guerra così positivamente giudicato, l'amarezza di dover constatare che era assai diverso e non in meglio fu assai grande. Dall'esperienza della guerra vengono fuori 3 scritti. Il Codice della Vita Italiana 1917, che c'ho, dopo Caporetto Eccezionale 1919, e qui mi vorrei soffermare un istante, su Caporetto hanno scritto un po' tutto. Tutta quella generazione che io chiamo fiorentina ha scritto su Caporetto. Ma la parte, Prezzolini, Papini e soprattutto Soffici. Soffici anche, erano già in là con l'età, ma erano andati tutti volontari come corrispondenti di guerra, addetti alla stampa e propaganda e tutto il resto. Erano tutti al fronte. Dopo Caporetto 1919, Vittorio Veneto 1920. 3 spietati esami di coscienza. Piero Gobetti definì il lavoro su Caporetto una delle cose più limpide della nostra letteratura contemporanea. Aveva ragione. Prezzolini sgretolava qui una per una ferocemente tutte le credenze, le falsità messe in giro prima e durante la guerra. Vivisezionava il popolo italiano e ne mostrava la più intima e vera essenza. Punto base del libro era che Caporetto non fosse stata soltanto una catastrofe militare, ma soprattutto un disgregamento morale, e che la sua origine si dovesse far risalire a prima della guerra, alle qualità primigenie del nostro popolo e allo stato reale del paese negli anni che la precedettero. Colpa dei generali mai? Era tutto, l'ha detto gli ufficiali. L'esercito italiano. No, ma di quel particolare generale che sappiamo. Ma quello è uno, no, perché noi ce la siamo presa con quello stronzo delinquente. Ma gli altri erano tutti della stessa. Uguali, certo. Infatti io ho detto i generali, non il generale. L'esercito italiano scese in guerra completamente impreparato, come al solito, anche nella seconda guerra mondiale, militarmente e moralmente. Non si cercò di spiegare ai soldati il perché della guerra, i dati fondamentali di essa, la sua necessità e i vantaggi che ne potevano sperare le masse.
ed interventisti e soldati provenienti dai partiti popolari, tutti grandi, furono sempre tenuti sotto controllo, impedendo così loro ogni forma di propaganda e di stimolo. Questa è la verità. Anzi, tutti i grandi condottieri, quando andavano all'assalto di un qualche roccaforte o uno stato o un paese, la prima cosa che dicevano ai loro soldati era che c'era la libertà di razzia. Certamente. E quello li convinceva a vincere e a portare come avanti. Come hanno fatto i francesi con le donne italiane. Napoleone, con Napoleone. No, quelli si sono portati via tutto. Tra l'altro, ti ricordi che ti avevo detto, tanto per dire come sono i democristiani, io avevo un amico il quale... Da buon democristiano, di Napoleone si ricordava solo che aveva portato via gli ori dal Vaticano. Ecco. Quindi questi sono i democristiani, noi ce la pigliamo. Ricordiamoci sempre che il buon Napoleone ha fatto morire in carcere il grande Pio VI, quindi un grande merito a Napoleone che va riconosciuto, sì, e nessuno dice mai. Non scherzava. Nessuno dice mai. E quello che è arrivato dopo, Pio VII, l'ha messo in libertà prima che morisse. Sì, vabbè, ma Pio VII gli ha detto: stai attento che fai la stessa fine. È naturale. Capito? E certamente, mi pare giusto. Che devi fare? E infatti che cosa ha fatto? Si è incoronato da solo. Naturale. In Vaticano. No, il bello no. Come aveva fatto Carlo Magno? Si è incoronato a Parigi e ha strappato la corona dalle mani del Papa che gliela voleva mettere. Certo. Quella è la grande presa per il culo. Quello è il grande quadro immortalato dal grande pittore David. Che non a caso si chiamava David. Tutti i conti tornano. Vabbè. L'esercito italiano scese in guerra completamente impreparato, come è successo con il nostro esercito in Africa. Noi abbiamo avuto due stragi, una è stata la strage di Dogoli, l'altra la strage di Adwa. E Ambaradam? Ambaradam non c'entra niente nel secondo conflitto. Quello del 96. Nel 96 Ambaradam è stato fatto pochissimo, c'è stata una piccola resistenza, non hanno fatto niente. All'Ambaradam c'è stata la resistenza... Certo. Di fino all'ultimo di Amedeo, certo. Amedeo fintanto che non si sono arresi con gli onori, certo, delle armi, certo. Ma perché prima si erano difesi a Gondar, la grande difesa dell'impero africano italiano negli anni 40 è stata Gondar, e la grande difesa è stata fatta dagli Ascari. L'esercito italiano scese in guerra completamente impreparato militarmente e moralmente. Non si cercò di spiegare ai soldati il perché della guerra, i dati fondamentali di essa, la sua necessità e i vantaggi che se ne poteva sperare le masse. Ed interventisti e soldati provenienti dai partiti popolari furono sempre tenuti sotto controllo, impedendo così loro ogni forma di propaganda e di stimolo. Gli interventisti intervenuti si chiamavano, con tutto che erano in là con gli età, erano dai 30 ai 35 ai 40 anni, furono mandati in prima linea affinché li uccidessero. Tutti grandi rivoluzionari, capito? Quindi questa è la cosa più importante, ricordiamocelo bene. E sono morti quasi tutti, non solo, gli intellettuali. Qui c'è un quartiere di Roma, che è quello vicino a Piazza Ungheria, che è dedicato a tutti gli intellettuali italiani interventisti e morti in guerra, perché li mandavano in fronte a farsi ammazzare, capito? E beh, un rompivalle di meno in circolazione, per i generali, questa gente. Quanto al corpo degli ufficiali, la sua provenienza dalla borghesia ne faceva una classe dirigente improvvisata ed insufficiente per istruzione, nella quale il senso del dovere non era molto diffuso. La serietà della vita non aveva forte radici e si era più proclivi a far valere uno dei problemi più importanti, che qui finora non ho sentito, è stato il problema della comunicazione sotto tutti i suoi profili. Vabbè, quello è un altro discorso. E non c'era, questo è un fatto caratteriale. Non c'era organicità fra decisione che il centrale del generale, oddio come cazzo si chiama, non mi ricordo mai, quello che è stato costretto a dimettersi,
Quello della rotta di Caporetto. Cadorna. Cadorna. Ma perché Capello non era certo meglio. Anche Capello, certo. E tutti e due. Ero capace solo di decimare, fare delle fucilazioni di decimazione, certo. A cui ha contribuito fattivamente, ricordiamoci sempre, il nostro caro presidente Pertini. Bertini, dal però luogo Bertini tenente. Fucilava i... Con la mitragliatrice. Sì, ma fucilava i fuggiaschi di Caporetto. Sì. È diverso, non le... decimazioni prima di Caporetto. No, a Caporetto, a Caporetto. Cioè nell'episodio narrato nel libro di Hemingway. Uno degli episodi cardine del libro di Hemingway è che a un certo punto, e che era vero, perché me lo raccontava mio zio, questi che si ritiravano, c'erano i carabinieri con la luce, vedevano se c'erano quelli che si erano staccati le mostrine da ufficiale, li pigliavano e li fucilavano immediatamente. Allora, tra l'altro nel film tratto dal romanzo di Hemingway c'è una bellissima parte fatta anche da Alberto Sordi. Sai che era proprio Addio alle armi? Addio alle armi, sì. Si chiamava Addio alle armi. Alberto Sordi nella parte del prete che resta con il... Fa una scena che assomiglia a quella del Marchese del Grillo. Dell'impiccato, del prete che va all'impiccagione, al taglio della ghigliottina della testa. L'ho visto pochi giorni fa. Marchese del Grillo dà uno schiaffo a un ragazzino, al figlio, quando tagliano la testa alla delinquente. Però prima del taglio della testa, il prete, che era un prete rivoluzionario... Ah no, il prete che gli tagliano la testa, l'ex prete. Sì, fa un discorso bellissimo, analogo a quello che lui fece lì, Alberto Sosi in Addio alle armi, che confutava il regime. Non me lo ricordo. È un bellissimo monologo di Alberto Sordi, uno dei più pochi, rarissimi. Tra l'altro c'era anche una ottima parte non mi viene il cognome, che fa la parte del medico che se ne torna indietro, che dice: io avrei dovuto rimanere con i miei uomini, eccetera eccetera. Lo beccano perché sentivano... Ma Volonté, dici, no? No, che Volonté non c'era, no, assolutamente. Era... Volonté ha fatto un film bellissimo in cui fa vedere... lui recita la parte di un capitano... Ah beh, ma quello è accidenti. Uomini e qualcosa... Un anno sull'altipiano. Ah, un anno sull'altipiano, esatto, bellissimo. Anche una interpretazione grandissimo. Eccezionale, un anno sull'altipiano, eccezionale. Peccato che non fanno che vedere... Che poi alla fine lui... No, lui dice, i nemici sono dietro di noi, faceva il capitano. Sì. E allora il generale, il colonnello, lo fa sparare con la mitragliatrice. Sì, sì. Invece quell'altro che volevo dire era De Sica, che faceva la parte del medico, che poi lo beccano, perché dice, avrei dovuto stare con i miei uomini, eccetera, eccetera. Lo beccano e lo fucilano. Proseguiamo. Allora... Quanto al corpo degli ufficiali, la sua provenienza dalla borghesia ne faceva una classe dirigente improvvisata ed insufficiente per istruzione, nella quale il senso del dovere non era molto diffuso, la serietà della vita non aveva forti radici e si era più proclivi a far valere i propri privilegi che non a sentire i pesi della propria posizione. Più chiari di così, ma anche con la truppa Prezzolini non era tenero. L'italiano mancava di disciplina civile e militare, vero e proprio specchio del popolo. E poiché ogni popolo ha la classe dirigente che si merita, quant'è vero? Assolutamente. Non è che fra borghesia, ufficiali e popolo, truppa, le differenze fossero poi molte. Il soldato italiano, ci sono altre frasi, manca di voglia di lavorare, non ha molta precisione né amor patrio, poca disciplina, debole senso del dovere. In compenso però ha capacità di soffrire e di sopportare fino ad un grado che rasenta l'inverosimile. Quanto è vero. Come adesso. Oggi, esattamente, è quello che lo volevo leggere. Il popolo italiano sopporta questa masnada di mascalzoni che stanno in un altro paese l'avrebbero fucilati in piccati da almeno 10 anni. Per quello volevo leggere questa cosa, perché è bellissima.
in compenso però capacità di soffrire e di sopportare fino ad un grado che rasenta l'inverosimile. Quel che soprattutto colpiva era comunque la ignoranza del popolo. Ma va! Una massa cambia che... Cambia qualcosa anche... No, no, niente. Anche... Anzi, ci sono ritornato. Uguale. No, una... il livello di ignoranza, di non consapevolezza, era di un certo grado cent'anni all'epoca fa. All'epoca era giustificato. Ma adesso, dopo cent'anni, con tutti i sistemi di informazione, di formazione e quant'altro, è esattamente allo stesso livello. A noi abbiamo l'analfabetismo di ritorno... Il sesso e i soldi. Magari, se fosse il sesso. Magari. Allora, noi abbiamo... l'analfabetismo di ritorno più forte di tutto il mondo. Funzionale si chiama, analfabetismo funzionale. Una incapacità di intendere il verbo rapportato con l'azione. Attenzione, allora, con questi giudizi concordava completamente Giovanni Amendola, che in una lettera a Prezzolini del giugno 1917, ecco cosa è importante. Perché ha fatto monografie a Mussolini e a Amendola? Perché evidentemente ha notato che erano due personaggi agli antipodi che però avevano un grande carisma, un grande all'epoca spessore. Sì, chi è che ha fatto due monografie? Lui. Ha scritto anche la monografia su Giovanni Amendola, io non lo sapevo, c'è scritto qui. Hai fatto bene a guardare. Io non me lo ricordavo proprio. Che avesse scritto qualcosa, l'avrà scritto quando, dopo la morte, presumo. No. Ah, è vero, adesso facciamolo vedere. Qui ci sono le due copertine dei due libri, uno su Mussolini e uno su Amendola, è vero. Ce l'avevo sotto gli occhi e non me lo sono ricordato, infatti. È vero. E beh, ma Giovanni Amendola non era l'ultimo venuto. Era tanto vero che colpì moltissimo il fatto che lui, dopo una bastonatura che si era preso... Nel 21? Poi dopo morì, dicono, per colpa di quella bastonatura. Non è assolutamente, come dire, verificabile. Indubbiamente Giorgio Amendola fu a capo di quella cordata che noi conosciamo molto bene, di cui l'ultimo sfioccamento è stato Giorgio Napolitano, e direi che come decadenza mi sembra sia il massimo della decadenza. Quel che soprattutto colpiva era comunque la ignoranza del popolo, una massa che non è neppure arrivata al livello del cristianesimo, cazzo, è vero, che vive ancora con una mentalità trogloditica, barbara non soltanto di mente ma di cuore. Ho detto l'interesse, i soldi e il sesso. Ma magari il sesso, manco quello c'è più. Tutta la vita italiana si svolge da secoli sopra questa massa, non facendovi mai giungere un raggio che illumini, una carezza che stringa legami. Da secoli le classi dirigenti si sono succedute, soprattutto quelle pretesche, si sono succedute nel paese ricordandosi del popolo soltanto per cavarne sangue e quattrini. È scritto nel 17. Cent'anni fa. Esattamente cent'anni fa. Ecco perché non lo ricordano, caro Prezzolini. Commemorano tutti, ma Prezzolino. Sì, no. Che è stato uno dei più grandi pensatori. Mi pare che fu proprio... il presidente della Repubblica, quello il fucilatore, come mi avevi detto tu. Pertini che gli diede un'onorificenza. Lui abitava a Lugano, perché lui stette per lungo tempo in America. Poi, non volendosi trasferire in Italia, perché sarebbe stato contaminato, aveva perfettamente ragione, si trasferì a Lugano, ma scriveva sempre degli articoli che io... sul Borghese di Longanesi, che io leggevo sempre con avidità, perché mi insegnava era, a ragionare. Era il massimo della rivista culturale italiana. Anche adesso. Non a caso ogni tanto ci scriviamo pure noi. Sì. Ma adesso è un bel pezzo. Però ma Claudio, ha stampato l'ultima copia adesso. Pure a me. Claudio mi ha detto tempo fa, ma perché non vi fate più sentire, Giorgio e tutti gli altri? Facciamoci lì. Ma un popolo che fosse dotato di un'altra intelligenza avrebbe conosciuto il valore dell'istruzione e se la sarebbe conquistata.
ed avrebbe saputo esprimere dal proprio sangue un'aristocrazia migliore delle presenti. Questi sono concetti importantissimi. Da dove esce fuori questo governo? Da dove esce fuori la capacità di fare... Da un lupanare, sicuramente. Sì, di una non è nemmeno definibile, che fa la ministra della sanità. Da dove, se non da un popolo che ha rifiutato la cultura come principio. No, che ha rifiutato l'intervento, sì. Che ha rifiutato la partecipazione. Oltretutto. E gliel'avevano fatta. Ed avrebbe saputo esprimere dal proprio sangue un'aristocrazia migliore della presente. Invece non si vede nulla di questo. La catastrofe del fronte non è una rivoluzione, non è stata neppure una rivolta, è stato uno sciopero, cioè in guerra un suicidio. Parallelo al lavoro su Caporetto, come composizione, non come pubblicazione, fu il Codice della Vita Italiana. Guarda che il Codice della Vita Italiana, che io lessi in giovane età, sui 20-21 anni, mi aprì completamente gli occhi. Andatevelo a cercare, perché il Codice della Vita Italiana di Giuseppe Prezzolini è stato stampato da un'infinità di editori e anche in edizioni minime, un librettini così, perché un codice di 20 pagine, ma in 20 pagine c'è un tale concentrato che equivale a... Sono aforismi, Machiavelli, il principe di Machiavelli, è la stessa cosa, perché i concetti veri, cari amici, sono, si scrivono in pochissime parole. Diverso per stile, ma identico per contenuto. Nuova pressante accusa verso l'Italia, i suoi errori, le sue manchevolezze. Opuscolo che, sotto il tono volutamente ironico e spigliato, rivelava reali situazioni e modi di concepire l'esistenza, gli stessi allora di oggi. E da parte dell'autore la consapevolezza che ben poco ci fosse da fare per cambiare un simile stato di cose. Certo, qui ci sarebbe voluta una dittatura feroce durata 50 anni, no? Che imponeva l'educazione obbligatoria e poi le condanne esemplari nei confronti di uomini preminenti che rubassero o fossero superficiali, o lasciassero stare le cose. A cominciare dal Presidente della Corte di Cassazione. Esattamente. Tutti quelli che si sono alternati negli ultimi 20 anni. Esattamente. Che dicono tutti il mea culpa, oddio che non funziona un cazzo, non funziona un cazzo. Però poi ogni anno non fanno un cazzo. Esattamente, esattamente. E la Corte dei Conti, quello che fece 2 anni fa, fece l'apertura dell'anno giudiziario. Abbiamo denunciato, ti ricordi? Sì. Buffo. Abbiamo denunciato 7 volte il Presidente della Corte dei Conti, il Procuratore Generale, abbiamo denunciato 2 volte il Presidente della Corte di Cassazione, i quali continuano a dire le menate che continuano a dire e non fanno un caso. E non fanno un caso, ma io dico cazzo, stai denunciando un fatto? Da domani comincia a mettere mano. Sì. No, niente. Assolutamente niente. Ogni anno è peggio. Oddio, c'è stato quell'incidente a Londra. I pompieri sono arrivati subito, sì. Non hanno concluso un cazzo. In Italia sarebbero arrivati dopo mezz'ora, intendiamoci bene. Ma io di incendi in Italia veramente importanti, sì. Veramente sì. Reali, non ne ho mai sentito nominare. Sì. Ma potarsi che possa capitare. No, vabbè. Oddio, c'è stato la neve. Che ha sommerso un albergo e lì e sono arrivati il giorno dopo. Ma c'era la cosa, non c'era qua, non c'era là. No, perché il bello è poi che il sacrificio personale dei singoli individui c'è, però non hanno i mezzi, all'ultimo minuto si accorgono che non hanno i mezzi, no? L'Italia divisa... Devo dire che io ho chiamato i vigili del fuoco 3 volte... E dopo 10 minuti erano a casa. Vabbè, perché ci avevano la sede lì vicino. Non ha importanza, 10 minuti, vabbè, 3 volte, quindi lo standard loro lì nella caserma vicino a casa mia è funzionale. Ma sì, vengono perché stanno lì, ma qui da me, ad esempio, gli incendi ci sono stati parecchi in questo parco qui che vedete qui. E arrivavano con notevole ritardo e poi arrivando in ritardo non sapevano come entrare qua. Questo è grave, cari amici. Se voi dovete arrivare subito, dovete anche sapere come sono... le cose, come si trova la situazione, dovettero fare un giro tutto qua attorno, te dico. Era a metà agosto di una decina di anni fa, andò a fuoco tutto il bosco qua sotto.
il codice della vita italiana, diverso per stile, ma identico per contenuto, nuova pressante accusa verso l'Italia, i suoi errori, le sue manchevolezze. Opuscolo che, sotto il tono volutamente ironico e spigliato, rivelava reali situazioni e modi di concepire l'esistenza. Questa è la frase, modi di concepire l'esistenza. E, da parte dell'autore, la consapevolezza che ben poco ci fosse da fare per cambiare un simile stato di cose. L'Italia, divisa in furbi e fessi, questa è fondamentale divisione che fece per primo Prezzolini, tra tutti gli studiosi degli italiani, senza giustizia distributiva, ma con come ancora di più oggi, sì. Perché il problema italiano attuale, a prescindere da tutti gli altri che abbiamo già esaminato, quello generale in cui tutti si devono confrontare, è quello della ridistribuzione della ricchezza. Certo. E in Italia non c'è più ridistribuzione della ricchezza. Assolutamente. Ed è questo il problema grave, che però nella gente non viene percepito. Esattamente. È una cosa folle. È un atteggiamento passivo di remissione. Pecoreccio, alla pecorina. Ma con ingiustizia distributiva, non democratica né tantomeno aristocratica, magari fosse aristocratica, ma anarchica, dove nulla è stabile tranne il provvisorio. Questa è una delle frasi più eccezionali. Questa è entrata nella storia, questa frase. Sì. Dove l'idea... c'era anche quel... famoso critico, l'ha detto tante volte Montanelli, Montanelli, ma anche qualcun altro, sempre negli anni 60. Beh, questa è una frase che si ripete, sì, anche sì, adesso, sì. Dove l'ideale è guadagnare molto faticando poco, ed il sottoideale è guadagnare poco faticando meno. Questa è la verità. Dove la forma di organizzazione è camorra, è verissimo. E abbiamo il Presidente della Repubblica, sì, che fa mafioso, parte. Mafioso, un camorrista. Comunque la forma di organizzazione è camorristica. Anche parliamo tante volte di eventuali riunioni di contestatori e di gente che si vuole organizzare per contestare il sistema. Però la prima cosa che fanno è il loro modo di organizzarsi è camorristico, dove non esiste senso dello Stato e vige il compromesso. Oh cazzo, è così. Perché documento tutto questo? Perché insisto nel far parlare questi testi? Perché da essi esce chiara la dimostrazione di un Prezzolini critico giusto, anche se spietato. Osservatore e fustigatore di mali antichi e moderni, ma privo di fedi, di speranze, fedi e speranze da prima entrati in crisi nella voce, poi definitivamente soffocate dalla guerra. Ma cosa dovremmo dire noi dell'ultima guerra, altro che questa? Se non si comprende ciò, nulla si può... bisogna ricordare una cosa importante, che il signor Mattarella, con il governo Prodi II, se mi ricordo bene, era ministro fece il Mattarellum. No, era ministro della difesa. E questo? Mattarella. Non me lo ricordo. E da ministro della difesa inviò gli aerei a bombardare Sarajevo? No. Belgrado. Belgrado. No, era il capo del governo, era... Ma lui da ministro della difesa poteva opporsi e invece era il capo del governo era D'Alema. Sì, lo so. E quindi questi signori, siccome sono tanto bravi, tanto sì, umani, e rispettano talmente la Costituzione che mandano l'esercito e l'aviazione, sì, a sparare a gente che non ci ha fatto manco un cazzo, sì, sì, oltretutto. A gente che non si può difendere. Oltretutto. No. I serbi sono sempre stati i nostri amici. E poi i serbi che hanno dato al signor Massimo D'Alema le tangenti per Telecom Serbia. Esattamente. Non ce lo scordiamo mai. Esatto, ma lui doveva coprire e li bombardava per coprire. Gli ultimi governi, gli ultimi 25-30 anni di governi sono di una incapacità logica, di una incongruenza, di una assurdità assoluta. Prezzolini si sarebbe veramente divertito. Se non si comprende ciò, nulla si può comprendere della sua successiva vicenda intellettuale. Dopo 6 anni di critica militante e 4 di guerra, Prezzolini non ha più quella spinta a ricominciare un'opera di educazione
che sente assai difficile e lontana nel tempo e affatto popolare, semmai elitaria. Di fare l'amore con qualche nuova rivoluzione. Se l'Italia non cambia, emigreranno i giovani, e con questo... Guarda un po'. Guarda. 150.000 giovani nell'ultimo anno che sono andati prevalentemente in Inghilterra. Prevalentemente in Inghilterra. Io pure ho un'amica di mia figlia che sta, fa l'ostetrica in un ospedale, e sta a Londra anche lei, e per fortuna che non stava lì. Certamente. Emigreranno senza fede nell'avvenire del proprio paese, con il volontario e cosciente abbandono di chi si separa da una famiglia con la quale si è convinto, dopo qualche atroce esperienza, d'avere il sangue ma non l'animo in comune. Questo, qui c'è un commento, nella prefazione al libro Vittorio Veneto del marzo 1920, si tengono ben presenti le date. Parlando della sua attività critica, Prezzolini notava come inizialmente avesse cercato di agire sul carattere degli italiani, ma poi, essendosi accorto che non si concludeva nulla, neppure in tal senso, in quanto ci si veniva a trovare a contrasto con forze troppo profonde di tradizione, di interesse, di abitudine, aveva ritenuto che l'unica cosa da farsi fosse richiamare l'attenzione di coloro con i quali si va d'accordo nel riprovare i difetti nazionali, separandosi dal resto del paese, piuttosto che essere trascinati ad una azione sterile di protesta o ad una lotta ineguale. È quello che succede oggi. Qualsiasi opera concreta di protesta è impossibile farla venire, perché gli italiani, dopo averli riuniti 3 o 4 volte, se la squagliano regolarmente. Guarda quello che facciamo noi in continuazione, appunto. Che dicono tutti: oh, come siete bravi, avete il nostro applauso. Sì, appunto. Cioè, che cazzo si fa? E gli dici: dacci una mano, sì. Spariscono immediatamente. Il resto è nelle mani di una potenza maggiore e più profonda nei suoi disegni di quanto noi possiamo ideare. C'è differenza tra il Prezzolini direttore della Voce ed il Prezzolini propugnatore di una società degli apoti? Qui anche questa è una parola. Apotos, che... vuol dire che senza noi non cervello, no, senza gamba. No, non la beviamo. Senza bere. Noi non la beviamo. Di coloro, la società degli apoti, io l'ho citata più di una volta, la società di coloro che non la bevano, che non gliela danno da bere. E noi siamo autentici apoti, perché le chiacchiere della sora ministra qua, capito? Ci fanno scendere, se vuole venire a tastare, può anche fare. I coglioni. Sì, i coglioni, fin sotto le scarpe. Sì, sotto le scarpe, capito? Ma se vuole può venire a verificare. Io sono sempre molto aperto e disponibile. Sempre disponibilissimo. C'è differenza? Direi di sì, ma più che altro una differenza di fedi, che passa attraverso quelle due brucianti esperienze di cui ho appena detto, e ci dà già, alla fine della guerra, un personaggio cambiato, per certi aspetti poco riconoscibile. Quando tutti i giorni ti alzi e vedi morire decine e centinaia, sì, di persone vicino a te, cambi. Sì. Non sei più la stessa persona. Certamente, questo è vero. Cambi, ma continui ad avere lo stesso giudizio. Ah, certo. Chi per criticare e giudicare il Prezzolini a pota si rifà gli ideali della prima voce e dimentica tutto il successivo evolversi spirituale di Prezzolini stesso, oltre a trovarsi fra le mani un quadro distorto ed assurdo dello scrittore, non compie neppure una giusta opera di indagine storica. Ed in un errore di tal genere incapperà anche un intellettuale della statura di Piero Gobetti. E con questo la finiamo, però siccome dobbiamo finire con una invettiva, c'è tempo? Dobbiamo finire con una invettiva, perché queste persone meritano un'ulteriore invettiva. Eccola qua. Bello. Tratta da questo formidabile libro. E allora noi cosa possiamo fare se non... Tipo il vernacoliere, insomma. Richiamare alcuni grandi della letteratura. Intanto è uno, per definire delle persone che sanno dire solo stupidaggini, il grande Plauto, il mio concittadino Plauto, ha inventato un bel termine greco-latino, inanilogista,
composto da inanis, futile, vuoto, frivolo, dal vocabolario greco logos, discorso, e dal suffisso pure greco istes, che come il latino tor indica un'attività esercitata in un certo senso come professione principale. Nel caso dell'inanologista l'attività sarebbe appunto una vuota retorica. Quindi per noi la ministra del ministero, la vera definizione della ministra, assieme a tutti gli altri ministri. Io l'ho detto che non lo sapevo, ma l'ho detto che è inane. Sì, sì, sì. Allora ricordatevelo bene, cari amici, la definizione della ministra del ministero della corruzione è inanilogista. Parla a cazzo di cane e agisce a cazzo d'elefante. Esattamente. Cosa non riuscirebbe a raccontare un tipo del genere nel corso di un solo pomeriggio? Cazzo, l'ha detto. E quanto ci viene descritto superbamente da Orazio, vedi, eccolo qui, abbiamo qui Orazio, nella sua famosa satira del chiacchierone. E in una parola dell'oracolo Ibiden 31 seguenti, di grande effetto, in cui egli si duole del destino che l'insopportabile Garrulus gli preparerà. Garrulo. Bellino, sì, veramente sì. Questa inano, è una garrula. La ragazza è una garrula inanilogista. Ma guarda, vai a studiare, va. No, in italiano si dice con una R solo, sì, garrula. Sì. No, si dice sempre con due R, garrulo. Ai garruli, la famosa poesia, ai garruli trastulli del Pascoli. Però mi sa che si dice anche con una R solo. Ma può anche darsi. Da bambino una vecchia Sabina gli aveva fatto questa profezia, a Orazio. Unc neque dira verena neque osticus auferet ensis nec laterium dolor aut tussis aut tarda podagra. Garrulus unc quando consumet cunque, loquaces si sapiat vitet simul atque adoleveri aetas. Non sarà il crudele veleno, né la spada del nemico a ucciderlo, né dolori al fianco, né tosse, né la tarda podagra. A un certo punto sarà un pettegolo a togliergli la vita. Una pettegola, la ministra che toglie la vita ai bambini, ai quali da buona strega, stregaccia, e fa fare delle punture benefiche. Che egli eviti le persone loquaci quando incomincerà a invecchiare. Più di così, vede, è un consiglio che è stato dato a Orazio, a lui. E allora noi premettiamo che abbiamo una massima stima per il grande uomo Catilina. Tuttavia, Cicerone ce l'aveva con lui. Catilina è passato alla storia per essere cattivo. Invece si è comportato benissimo. Comunque, a parte quello, era un ribelle di un regime incredibile. È un regime vergognoso. L'unico che ha potuto fare una ribellione, che gli ha detto male, però l'ha tentata. Ricordiamoci che Catilina è morto eroicamente, non solo, ma si era ribellato quando ancora Giulio Cesare non aveva iniziato la sua rivoluzione, che poi porterà al potere la categoria sociale dei cavalieri, che era la borghesia. Ma prima c'era la rigida la rigida autocrazia del Senato, senatoriale, e non te la consiglio proprio. E allora sentiamo che cosa dice il buon Cicerone nei confronti, buono, insomma. Sì, nei confronti di Catilina. Che cosa avrebbe detto nei confronti di questo governo? Che troppo. La banda di miserabili di Catilina, così come la descrivono Cicerone e Sallustio, oltre a essere una ricca collezione di flagitia di ogni tipo, offriva tutta una gamma di facinora, criminali di ogni risma. Quid enim mali aut sceleris fingi, aut cogitari potest, quod ille non conceperit?
Che cosa doveva pensare? Dopo lo leggiamo. Ah. Quis tota Italia veneficus, quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis parricida. Gli hanno detto dedute. Quis... Ma che cosa direbbe di questo governo? No, di Matteo Renzi. Di Matteo Renzi. No, ma anche della cornacchietta qua attuale, quella di cui si dibatte in questi giorni. Vabbè che a Matteo Renzi avrebbe detto buffone, sputacchiera, gli avrei detto queste cose. Non era certo. Ti immagini Matteo Renzi che combatte fino a morire. Caterina morì fronte al nemico e morì che era ancora con l'ultimo respiro, l'aveva sempre fronte al nemico. Quis parricida, quis testamentarum subiector, quis ganeot, quis nepos, quis adulter, quis mulier infamis, pure la cornuto, gli ha detto di tutto. Quis corruptor juventutis, quis corruptus, quis perditus in veniri potest, quis ecum Caterina non fali familiarissime fixisse fateatur, queca edesse per osce annos sine ille facta est, in non mi ricordo, così orazionem in Catilinam, in luce chiamava Lucio Catilina, quindi lucium Catilina. Quale atto infame o furfanteria si potrebbe mai pensare o escogitare che egli non abbia commesso? Non è Matteo Renzi, non è Matteo Renzi, è Catilina questo. No, è riferito a Catilina. Sì, dico 2000 anni fa. E sarebbe forse possibile trovare in tutta quanta l'Italia un avvelenatore, un bandito, un ladro, un assassino, un parricida, un falsificatore di testamenti, un crapulone, un libertino, un adultero, una donnaccia, un corruttore di minorenni, un depravato, un disperato che non ammette di aver vissuto in stretta intimità con Caterina? E cazzo io! Quale assassinio è stato commesso negli ultimi anni senza di lui? L'ho stramazzato proprio. Mannaggia, capito? Che cosa avrebbe detto nell'Italia di oggi? E questo è un altro, e con questo chiudiamo. I foras, l'umbrice. Qui subterra e resisti in modo. E questo è Plaudo. Quello del verme gli ha questo dato. È il mio concittadino. Qui modo nusquam comparebas. Sempre Catilina. No, questo è Plauto. Ma riferito a Catilina? No, Plauto no. Ma Plauto è del terzo secolo, mi pare, no? Plauto è imperiale. Secondo secolo? No, mi sa che è il primo secolo. È imperiale. Primo secolo. Sicuro? Ma insomma, più o meno. Secondo secolo. Vabbè. Qui modo nunquam comparebas, nunc quam compare speris, ego ed el polte, praestrigiator, miseris iam acipiam modis. Vieni fuori verme, ti sei infilato sottoterra e non eri visibile da nessuna parte. Ma ora che ti sei fatto vivo sei morto. Per gli dèi voglio proprio darti una lezione, ciarlatano. Cari amici, veduto di più proprio. Capite? Ecco, cari amici, capite bene da quello che abbiamo letto che rivolgersi al passato serve per capire il presente. È chiaro? Dopodiché... Tito Macio Plauto, adesso ti dico di che periodo. È del primo secolo. Me mi chiamano secondo. Perché. Primo secolo. È molto. Terzo, cioè avevo ragione. Porca madosca, terzo secolo. Tito Macio Plauto, Titus Macius Plautus o Titus Maccus Plautus, Sarsina. Di sì, Sarsina. Io col cittadino. 255 e il 250. Tra il 255 e il 250 e il 184 avanti Cristo. No, è 154 avanti Cristo, oh ragazzo! Avanti Cristo. E tu dicevi che era parlavamo di Catilina che del 80 avanti Cristo, lui è del terzo secolo avanti Cristo. Appunto, no, io avevo capito che tu dicevi dell'epoca dopo Augusto. No, eccolo là.
Sì, sì, vabbè. Fallo vedere che l'aereo giù. Eccolo qua. No, io lo facevo dell'epoca imperiale. No, no, beh, Plauto è classico. No, oh cazzo, oh. 150 Plauto anni fu uno dei più prolifici e importanti autori dell'antichità latina. Egli fu esponente del genere teatrale della pagliata, ideato dall'innovatore della letteratura italiana Livio Andronico. Il termine plautino... Della letteratura latina, direi. Certo, certo. Plautino, che deriva appunto da Plauto, si riferisce sia alle sue opere sia ad opere simili e influenzate da quelle di Plauto. Biografia. Biografia, vediamo biografia. Noi, accidenti, è troppo moderno per essere, penso un po'. La forma romanzata di un cognome umbro. Io vide il Miles Gloriosus interpretato da Gassman e tradotto anche da Pier Paolo Pasolini, intitolato Il Vantone, uno che si vantava, insomma. Eccolo qua, varie fonti antiche chiariscono che Plauto era nativo di Sarsina, sì, cittadina appenninica dell'Umbria romana, oggi in Romagna. Esatto. Il dato è confermato da un bisticcio allusivo in Mostellaria di Plauto. Prima ci si passava mentre si veniva da Cervia, da Ravenna, a Roma, si passava sempre da Sarsina. Adesso hanno tagliato e Sarsina resta completamente fuori. Io ci sono passato una stradina che segue, sì, il fiume. Esattamente. Proprio a picco sul fiume, è un posto bellissimo. È eccezionale. Tutto bellissimo, alberato, con i casali a fianco, esatto, è un posto bellissimo. Ci sono passato una volta. Ecco, data della morte, il 184 a.C. Pensa che roba. È sicura. La data di nascita si ricava indirettamente dalla notizia di Cicerone, Cato Maior, 14:50, secondo cui Plauto scrisse da Senex la sua commedia Pseudolus. Pseudolus. Lo Pseudolus risulta rappresentato nel 191 e la Senectus per i romani cominciava a 60 anni. Probabilmente quindi una nascita fra il 255 e il 250 a.C. Pensa che roba. Io lo vedevo. Io me lo ricordavo. Di una modernità incredibile. Beh, ma Plauto. Io ho avuto il piacere. Come i greci, scusa, sì, che gli vedi agli altri. No, no, d'accordo. Ma insomma, che sono del 300-400 avanti. Io, per i nostri amici, voglio anche dire che durante l'estate a Sarsina c'è il festival del teatro Plautino e fanno 4-5 opere di Plauto, a volte anche in concerti. In certe occasioni, non solo in italiano ma anche in latino, con parti in latino eccetera. Molto importante, varrebbe la pena. Varrebbe la pena di stare. Quando stavo a Cervia ci andavo spesso, la sera, per cui torni è fresco, poi è fresco è collina, torni a casa notte fonda, comincia alle 9:30, finisce verso mezzanotte, un'ora per tornarci, un'ora e mezza, insomma. No, perché è collina buona, alta. È la collina tosco-romagnola, sì, è nella strada, è nella strada che poi dall'altra parte vai a Arezzo. Arezzo. È la strada. Io mi ricordo che c'è la strada che è passato il valico, a un certo punto inizia il fiume e c'è la strada che costeggia proprio il fiume, il torrente. È vero che è una cosa bellissima. È una pista per gli appassionati di motociclette, tant'è vero che c'è. Sì, è tutta una cura. Una volta l'ho fatta, andavo a Rimini all'esposizione. Sì. Ci ho messo solo per fare quella strada un'ora e mezza, tre, non finiva mai, a 30 all'ora, 40 all'ora, curva, una cosa stupenda. E in parte la strada che fece Garibaldi quando fu aiutato da Don Giovanni Verità, che scappava nel 1840. Da Mentana. Per scappare da Ravenna, che scappava nel 1849, inseguito dai gendarmi pontifici dopo la Repubblica Romana, dopo la morte di Anita. Fu aiutato da un gruppo di romagnoli, ci fu chiamata la Trafila Romagnola. Lo raccolsero e lo portarono sotto mentite spoglie attraverso tutto l'Appennino fino a Livorno. Quella è la Trafila Romagnola. Non me la ricordo. Nel luglio, agosto, perché lui arrivò a fine luglio a San Marino, da San Marino lasciò alcuni uomini, poi partì per Cesenatico, a Cesenatico si imbarcò. E assieme a quelli che volevano raggiungere Venezia fu bloccato dalla flotta, dalla cannoniera, fu bloccato da
dalla flotta austriaca. Era una cannoniera austriaca. Non una, era la flotta austriaca. Però me lo ricordavo. Che era intenzionalmente interessata e che era interessata a bloccare che loro andassero a per non creare il conflitto con lo Stato del Vaticano. No. Loro stavano recandosi a Venezia, che era l'unica repubblica ancora che ci difendeva. Certo. La Venezia di Daniele Manin. Dopodiché, ragazzi, abbiamo chiuso. Arrivederci, a presto. Sempre. E ricordatevi queste fondamentali invettive. No. Ne leggeremo delle altre. Facciamo vedere. Sì. E poi dite che noi non siamo fedeli al Dio Priapo.